Festeggia alla grande il suo compleanno Gianluca Germinario, perché ieri quanti anni hai fatto Gianluca, si può dire? 21. Gianluca 21? 21, oggi una presenza dal primo minuto, dal peso specifico importante, hai fatto una grande partita per intensità e per aggressività. Innanzitutto ti ringrazio, sono molto contento perché comunque ho festeggiato il compleanno in un bel modo. Aspetta, scusami, cosa vuoi dire a Giabua? No, ma Giabua è meglio non dirgli niente, sa già tutto. Vai. Era una partita difficile, ma l'importante era vincere, arrivare terzi e ci siamo riusciti, quindi sono contento. Quando Zeman ti ha detto tocca a te, cosa hai pensato? Ti devo dire. Quando te l'ha detto? Lui l'informazione dice sempre all'ultimo, quindi prima non si sa, però ti devo dire che durante la settimana sentivo qualcosa di diverso nell'aria, come se me l'aspettassi. Quindi ero pronto e spero di essermi fatto trovare pronto. E niente, visto che me l'aspettavo un pochettino, non sono proprio caduto dalle nuvole. Dai, te l'aveva detto Zeman che giocava? No, non me l'aveva detto, però me l'aveva fatto capire. Ti chiedo anche quanto è stato difficile nel primo tempo, perché sulla vostra catena di destra, quindi fase offensiva sinistra del Picerno, spesso Crescenzi andava un po' in difficoltà e tu andavi a dare una mano, lì vi ha creato problemi il Picerno. Sì, perché loro da quel lato lasciavano sempre l'esterno molto alto, quindi Crescenzi aveva sempre due uomini perché il terzino si buttava sempre. Quindi quando era possibile io andavo sempre a raddoppio e seguivo la sovrapposizione. E devo dire che loro hanno fatto un buon primo tempo, ma siamo riusciti a portarla a casa, quello era l'importante. Chiudiamo. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, hai dato una delusione a una squadra abruzzese perché con il tuo Chisola hai vinto il campionato contro l'Aquila in eccellenza. A distanza di 12 mesi giochi per la Serie B. Sì, sono molto contento e soddisfatto e spero che questo sogno continui e che il nostro cammino vada per il meglio.